scusate, un po' di ritardo, ma vengo dall'estero, diciamo così. Non da molto lontano, in realtà da Livorno. E vi ringrazio per essere qui a quest'ora piuttosto mattiniera. Visto che non siamo tantissimi, magari potete anche interrompermi durante il talk, che è sul divertimento del program manager, una delle formule segrete per fare del better software, del software migliore, quindi con l'idea di fare qualità, cose migliori. E non è un talk particolarmente, diciamo, scientifico, quanto un'esperienza anche diretta, ispirata da una serie di letture e di articoli che voglio riportare qui. Per iniziare vi chiederei, alzata di mano, chi di voi è un program manager? Proprio uno. Chissà cos'è un program manager? Chi è un project manager? Ok, perfetto. E chi usa metodologie di sviluppo agili nella gestione dei propri progetti? Uno. Chi ha un buon team? Pensa di avere un buon team. No, avere un buon team è importante per fare del buon software. Non è, diciamo. Diciamo che mi sembrava importante come elemento. Due parole su di me. Sono imprenditore di una piccola società che si chiama Reflab, che vedete su in cima il logo. Sono evangelista promotore di open source, in particolare quella piattaforma che vedete, che è Plon, che è un content management system. Networker, padre e program manager. Mi sono occupato nel tempo di varie problematiche. Sono partito con l'open source, sono modelli di business, poi mi sono buttato nel web content management nel 2002-2003 ho iniziato. Mi occupo anche di web marketing, ma marginalmente, anche se è un argomento che mi piace molto, e lavorando con un buon team di sviluppatori che in particolare hanno sempre utilizzato metodologie di sviluppo agili, mi hanno insegnato diverse cose sullo sviluppo agile, sulla agile management, che è una cosa che ho approfondito. Mi piace il social software e mi interessano anche di startup. Vi vedete Demagro, è un progetto pilota che ancora non è una startup, anche se ne meriterebbe subito una, ma ancora sono troppo impegnato con l'altra attività, e poi altri progetti in cantiere che spero di far uscire a breve. Un project manager web, chi di voi si occupa proprio di web in particolare? Ottimo, così parliamo delle stesse cose. E web project manager è una versione un pochino particolare, secondo me, secondo la mia esperienza, di project management. Ho lavorato con diversi project manager, anche, devo dire, per mia fortuna, di un certo calibro, di un certo livello, proprio persone estremamente competenti, estremamente preparate, quando io ero assolutamente solo alla gestione, diciamo, tecnica del team, che mi hanno insegnato tante cose. Però ho anche avuto esperienze con altri web project manager, diciamo, diverse. Web project management, io, diciamo, c'è uno scherzo che noi spesso utilizziamo, che diciamo che è un very temporary job, nel senso che il web, cioè il progetto web tipico, di là del, diciamo, del progetto web tipico, comincia, lavora, finisce, poi dopo, beh, proseguimenti, supporti, buttato via, rifatto dopo un anno e mezzo, un anno, due anni, tre anni, quello che è, ma temporaneo in questo senso, quindi ha delle complessità. E spesso intervengono fattori, diciamo così, di frustrazione, di confusione, proprio per questa sua natura anche, e non è sempre guidato dalla qualità. Lo voglio per dire, vabbè, questo è un classico di tutta la gestione di progetti. Per il web project management ha una forza ancora un po' più forte, perché poi sappiamo che, per quanto bello il progetto, la sua vita non è poi lunghissima in termini di anni, nel tempo, tipicamente. About the fun. E questo talk è anche, riguarda anche il divertimento, cioè in questo web project management, se è un temporary job e spesso abbiamo un senso di frustrazione, o troviamo nel project manager con cui lavoriamo frustrazione e confusione e non un approccio, non una qualità,
ricordiamoci di questa cosa. Divertimento. Divertimento in senso ampio, ovviamente, in senso di motivazione, in senso di, ora poi lo vedremo, coinvolgimento. Fun è anche un, il divertimento è un, vabbè, sapete, un elemento chiave di tutti i buoni sviluppatori, sicuramente un elemento chiave anche delle start-up. Cioè le start-up è quello che si dice, cioè devi fare una cosa che ti piace, un buon team e divertiti a farlo. Il program manager. Program manager per me è stato un po', cioè il nome, non è tanto il nome quanto il concetto che c'è dietro, mi è stato ispirato da un articolo di recente tra l'altro, però mi ha confermato una serie di cose che io facevo senza però dargli un nome, senza diciamo prendere coscienza veramente di quello che mi ero un pochino inventato, mettendo insieme le metodologie, tecniche, eccetera, è quello che mi piaceva fare soprattutto. Ciò è simile al project manager con un diverso approccio. Grazie mille. Ho chiesto un caffè perché non ce l'ho fatta prima. Grazie. Abbiamo un servizio. Grazie mille. Efficiente. Vuoi dire? Grazie mille. Dicevo, con un diverso approccio del project manager. Vediamo cosa fa e poi vediamo come lo fa diversamente. Un program manager, diversamente dal concetto diciamo, del project manager tipico che dice, vabbè, delle risorse, dei tempi, devo fare delle cose, degli obiettivi, ha un approccio un po' diverso. Intanto, questo è molto proprio nel, diciamo, nel lavoro quotidiano, vediamo cioè, cosa fa il project manager. Parte da disegnare le UI, scrive specifiche funzionali, coordina il team, o meglio, come vedremo, lavora per e con il team, mi riaggancio a quello che è stato raccontato ieri dal ragazzo di Fucina Web. Se avete visto il talk di ieri, ci si aggancia in pieno, nel senso che questo è diciamo, un passo non avanti, ma diciamo che questa presentazione diciamo, si aggancia alla presentazione di ieri aggiungendo un elemento diciamo, nuovo che è quello del, appunto del coinvolgimento, della motivazione, è un approccio un pochino diverso proprio alla relazione anche con il cliente. Però sostanzialmente questo coordinating è quello che avete visto ieri, quindi la visione, quella copernicana del project manager, e poi è il mediatore delle istanze del cliente, una relazione continua con il cliente, parla uno a uno con il cliente, e come vedete è il mediatore delle istanze del cliente, non è né schiavo del cliente, neanche schiacciato dal cliente, gli sviluppatori, fa qualcosa di un pochino diverso, almeno ci prova. Perché? Perché quello che mi ha illuminato in questo tipo di approccio alla gestione di progetto è evitare di cadere in questa trappola qui del ho tanti progetti da fare, sono un po' tutti uguali pur nella loro diversità e io sono un project manager, mi danno queste risorse, mi danno questi tempi, devo fare delle cose, via, faccio un progetto, faccio un altro progetto, faccio un altro progetto. Questo non funzionava, non funziona, e invece il program manager, a differenza del project manager, una delle differenze fondamentali, una, anche secondo alcuni interessanti libri, una delle differenze fondamentali la visione strategica. Quindi, ora su questo non è che posso raccontare, cioè, ora ne possiamo trattare approfonditamente, però il concetto è quello, immaginate la differenza secondo me fondamentale tra i due come approccio proprio al progetto, quindi ha una visione strategica del progetto stesso per il cliente, un pensiero un positive thinking, un approccio sempre positivo al progetto in un processo di apprendimento continuo, e questo qui mi spiego. Apprendimento continuo vuol dire non solo miglioro da un progetto a un altro, miglioro la mia conoscenza del cliente, del progetto, del contesto, di quel software, cioè faccio il mio bagaglio culturale come project manager e come diciamo, società che realizza il software
Quindi non penso tanto e solo al realizzare quel progetto in quel lasso di tempo, ma penso a imparare. È un focus è qui dentro, non è che cioè, ci sono tante tecniche per fare queste cose, ci sono delle risorse a cui poi vi posso indirizzare, ma è sempre lì nel project manager, invece che essere anche stressato dalle condizioni, dal problema, c'è una deadline che salta, devo spostare delle cose, prendere tutto nel modo più positivo possibile, cercando di imparare sempre. Guarda, questa è una cosa di manager in generica, però applicato in particolare a questo tipo di progetti, vi assicuro che mi ha dato per ora degli ottimi risultati. E poi, vabbè, una costruzione della fiducia, che è vabbè, relazione col cliente e quant'altro, ma anche con il team. E quindi partiamo dal abbiamo lassù disegna il livello, è quello che fa proprio il program manager, ma prima di fare tutto questo, un'altra cosa che viene trascurata dalla visione, diciamo, standard del project management è il coinvolgimento del project manager rispetto al progetto del cliente. Cioè, tante volte dico ok, ho bisogno di fare queste cose, queste funzionalità, questi obiettivi, fammelo così. Magari già con la richiesta delle funzionalità addirittura. Noi siamo partiti con XP, appunto metodologie di sviluppo e altre metodologie di sviluppo agili, insistendo sempre con il cliente, dammi gli use case, dammi gli use case, dammi gli use case, dammi, non mi dire che cosa vuoi come feature, dammi gli use case. Questo è il nostro mantra. In più, adesso che abbiamo sviluppato, maturato una certa esperienza proprio di progetti web, siamo andati un pochino oltre, non solo dammi gli use case, ma dammi anche il focus, il contesto. Condividi gli obiettivi, il quadro complessivo della situazione, per quanto ovviamente un esterno possa fare, se è un progetto su commessa. Questo sì, ovviamente su progetto su commessa. Fammi capire, andrò a dare vari uffici di questo cliente a sentire le persone che cosa ne pensano, come vogliono utilizzare questa cosa. Cercare veramente di calarsi nel contesto, non è una cosa particolarmente, tanto che prende tempo in sé, prende energie mentali, quello sì, però non è una cosa così dispendiosa. Tra l'altro si risparmia una quantità dopo di tempo, di fatica nel disegnare le UI specifiche e tutto quanto che non potete immaginare. Se l'avete già fatto lo potete immaginare, se non l'avete mai fatto vi assicuro che le cose cambiano molto più ci si cala in questa cosa. E poi c'è il concetto di revisione, per cui anche la visione, comunque la comprensione che abbiamo, cioè no, come tutto il resto, non immaginiamo che sia una cosa fissa, perché sviluppo all'inizio del progetto, quando magari ho preso la commessa, faccio il kick-off e già ok, è quella. La visione, la comprensione del progetto stesso evolve insieme a tutto il resto. Si parte da, almeno io parto dai fogli, ma per, dicevamo, la progettazione del disegno dei UI, quindi il program manager fa una cosa che di solito il project manager non fa, si mette a disegnare l'interfaccia utente, ma non lo fa da solo ovviamente, perché non è un esperto di tutto, compresa l'interazione con l'utente, però ci lavora con lo specialista e gli specialisti, ma se ne occupa direttamente, perché sa che quella è una componente critica di tutto quanto, parte proprio da qui. Io uso dei fogli, poi passo a degli altri strumenti, i tool non importano più di tanto, conta l'idea di partire dall'interazione con l'utente, i suoi percorsi, i link e chiaramente se possibile lavorare anche con proprio l'utilizzatore di questo sistema. Poi questo sempre io uso Illustrator o Photoshop, meglio Illustrator, per fare dei wireframe, anche le tecniche sono tantissime, ci sono quella blocchi, c'è quello, c'è un gran bel sito che raccoglie diverse tecniche per fare wireframe. È un'altra cosa che aiuta tantissimo, diciamo, proprio nelle specifiche poi funzionali. È una cosa abbastanza classica, però anche questo lo fa sempre, cioè lo cura il program manager. Direi, ora questa è un'interfaccia particolarmente complessa perché ho preso una possibile nuova versione del diplomat, il Content Management System che usiamo noi, non è un progetto, diciamo, vero.
fino ad arrivare al design, che non vi dico niente di nuovo se vi dico appunto che il design ha un impatto forte poi sull'usabilità, sull'interazione dell'utente, quindi anche quello non è che cache gli obiettivi, via e lo va a vedere poi il grafico, il creativo e io aspetto, prendo. Devo avere le capacità ovviamente di lavorare su queste cose, di interfacciare con queste persone, con questi esperti, per arrivare a curare anche il singolo dettaglio. L'ottica è quella della cosa. Sull'architettura, infine, quindi siamo arrivati, partiti dalla visione, mi sono calato nel contesto, ho capito una prima comprensione piuttosto buona di quello che voglio fare, sono partito poi a studiarmi, a chiacchierare con gli utenti e a disegnare le UI con gli esperti, a fare un wireframe, ancora non ho scritto le specifiche, e mi sono fatto un'idea dell'architettura. L'architettura come concetto è una metafora, se vogliamo, pensate, io sono appassionato di architettura contemporanea dall'altro, però l'architettura come metafora dello sviluppo web, dove conta l'estetica, la funzionalità, vabbè, quello che noi chiamiamo usabilità, un altro nome in architettura, quello che noi chiamiamo, non so, stabilità, un altro nome in architettura, ma la metafora regge. La differenza però, forse più grossa, è che queste cose qui sono fatte per durare abbastanza, le nostre no. Le nostre no. E vanno rifattorizzate. E questa è una cosa che ho imparato sempre dagli sviluppatori con cui ho fatto di lavorare, che senza che uno glielo debba dire, perché sono proprio fanatici dello sviluppo agile, quando il codice comincia a diventare un po' brutto, comincia a mettere su cose, loro da soli, senza che fanno, dice: ma cosa hai fatto oggi? Devi fare quella nuova feature? No, ho fatto pulizia. Ovviamente serve del tempo, però dopo sanno, io lo so e loro lo sanno, che andranno molto più spediti, sarà più stabile, sarà più affidabile, quindi non è che gli metto la pressione, manca quella nuova feature, perché non hai fatto una nuova feature e invece di rifattorizzare. Perché io lo so che dopo andranno molto più veloci e loro lo sanno allo stesso modo. Allora, questa cosa qui che ho imparato dai tecnici, diciamo così, beh, va applicata anche alla visione, alle UI e al visual. Non pensiamo, e questo è il tema anche della complessità sempre di ieri, queste cose sono fatte per durare, sono lì, il progetto web no. Il progetto web può essere, secondo della durata, possiamo parlare da cose tipo Facebook fino a cose del progettino, il sito, la piccola internet, la media internet, quindi il campo è diciamo molto variabile, però l'idea di rifatto è comunque di rifattorizzare, di rimettere in discussione anche una parte significativa della navigazione, cioè è un lavoro che va fatto, costa fatica mentale, perché uno dice: ma ormai l'avevo specificato, era molto bellino, anche il design era così, adesso mi ci fai rimettere le mani. Ma in realtà si tratta di aggiustare, ripensare, aggiustare questa visione, questa comprensione del progetto. Finalmente si arriva alle specifiche funzionali. Oh, e qui c'è la scatola di omino. Le papere in scatoletta, le cose da non fare assolutamente, e che un programmello cerca di non fare, di focalizzarsi sul cosa, ovviamente, questo l'avrete visto anche quelle le classiche richieste, voglio appunto questo, ma non sa perché, ci siamo qui, a questo punto scrivo le specifiche funzionali, non dovrebbe già succedere, visto il percorso che ho fatto prima, sono partito dall'utente, eccetera, eccetera, però non mi focalizzo sul cosa. Semplice, non mi focalizzo nel scrivere specifiche su quello che è semplice per gli sviluppatori, io faccio finta di non sapere niente dello sviluppo. Meglio se, non so, diciamo il giù, cioè non devo sapere proprio niente, ovviamente, non posso non sapere niente della piattaforma qua sotto, magari del linguaggio, eccetera, però non lo semplifico per lo sviluppo mentre scrivo le specifiche funzionali. Dopo ci penseranno gli sviluppatori, c'è anche quelli bravi a trovare la soluzione. E poi non mi occupo dell'implementazione, proprio no, non me ne devo occupare come program manager. Cosa che invece diversi project manager, poi per formazione, da dove sono venuti, eccetera, tendono a fare parecchio. E anche io ho fatto sinceramente come tecnico al leader.
Invece ci focalizziamo sul che cosa, sul farlo semplice per l'utente ovviamente e su una cosa in più, condividere con il cliente tutto questo, perché poi il cliente alla fine se no esce un po' dal gioco, perché poi a me sta entrando, si disegna le rimane, fa vedere all'utilizzatore e tutto quanto, magari il cliente, proprio il cliente il responsabile, diciamo così, soprattutto deve avere una visione allineata sempre con la nostra. Questo è un esercizio piuttosto difficile. E un buon team. Chiesto prima, ecco, adesso siamo un pochino di più. Chi di voi se è un program manager, ha un buon team, alzi la mano. Voi l'avete già visti. Ecco, sì, insomma, qualcuno no. Buon team, diciamo, per fare buon software, anzi, software veramente buono ovviamente serve, però buon team non è detto, non vuol dire super senior, attenzione, questo assolutamente. Abbiamo preso un ragazzo da poco, fresco fresco, nel senso che si è lavorato l'anno scorso, però è da subito molto efficace, produttivo, capace nel team per il modo, diciamo, in cui si è trovato con gli altri, per le competenze che porta, che si era fatto durante il percorso universitario. E va molto velocemente, per cui inutile dire 19 anni di esperienza di interfacce di, non so, Ajax o di widget. Cioè. E vabbè, qui sono un paio di regole che ho preso dall'articolo che ha ispirato questo talk. Consiglio un program manager ogni 4 sviluppatori, sono pochi, qua, cioè vuol dire che il program manager è uno che lavora tanto e non. Ce ne vogliono due già per un progetto un pochino corposo, magari ce ne vogliono tre per un progetto anche più corposo. Software di qualità ovviamente magari richiede più risorse, però non è una regola assoluta, dipende ovviamente da quattro sviluppatori full time, abbiamo degli esterni, c'è cioè il grafico, noi lavoriamo da un team ideale, diciamo dalle 3 alle 9 persone. 5 minuti, sì. E il program manager, come dicevo anche prima, non si occupa di come gli sviluppatori implementano, realizzano software. Oh, e qui, sempre riprendendo quello che è stato raccontato ieri sulla visione copernicana del project manager, program manager si piazza proprio come pari rispetto agli sviluppatori, nel senso che le specifiche, la UI eccetera, viene discussa da pari, cioè non c'è, si deve evitare le situazioni in cui dico ok, io lo gestisco, sono il responsabile per il cliente, allora fai come dico io. Questo non funziona. Ovviamente discutere all'inizio specialmente e trovare la giusta sintonia e comprensione con il team è faticoso, non con qualcuno funziona meglio, con qualcuno funziona peggio, però se non nasce da un certo tipo di scontro anche diciamo, di dialettica tra sviluppatore e program manager, non si ha la stessa qualità. È un facilitatore, come è stato detto ieri, su quello c'è molto anche nella letteratura di Agile Development, è un motivatore, lui per il team, perché trasferisce poi la visione e la visione strategica anche al team, che non si sente più a fare qualcosa di meccanico, ma a far parte di qualcosa di un pochino più ampio, è un buon sviluppatore che sia senior che junior apprezzano molto questa cosa sicuramente. E un'ultima nota, non dovrebbe essere il manager degli sviluppatori, cioè quello che gestisce, assume cosa, proprio gestione diciamo del team stesso. Perché? Perché ha un potere diciamo sugli sviluppatori e quindi un ruolo difficile se deve essere peer veramente. Però noi abbiamo una struttura in cui io sono anche poi il CEO della società e faccio il program manager. Siamo abituati a lavorare in modo molto orizzontale, diciamo che funziona abbastanza. Abbastanza. Faccio uno sforzo per comunque tenermi sempre peer. È uno sforzo sicuramente, però vale assolutamente la pena. Questo è il discorso di trust and respect che dicevo prima, quindi dibatto il conflitto project manager e sviluppatore e arrivare al consenso. Fa crescere tutti. Sì, ho usato le immagini di Bedard, sono coperte da copyright, quindi non saranno nelle slide online,
e saranno sostituite dalla spiegazione, che ha molto più senso in un contenuto online. Servono, insomma, usati un po' per rappresentare questi concetti. Adesso, per arrivare proprio allo scherzo quotidiano, questi sono i due bottoni finti che non esistono, ovviamente, che noi diciamo, con cui noi scherziamo quando lavoriamo in team per avere due effetti, il fattore, diciamo, motivazionale e il fattore di coinvolgimento. Ma no, questi due bottoni semplicemente sono una cosa. Immaginiamo che lavoriamo tutti insieme in una stanza, noi cinque, magari dei quattro sviluppatori. Quando qualcuno nel team fa, o in pace, lavora in pace, fa qualcosa di veramente, cioè ha fatto un pezzettino interessante, una cosa nuova, e tutti dicono: ah, guarda cosa hai fatto, e vengono a vedere. Quando c'è un problema, qualsiasi persona può pigiare il tasto help e il program manager e gli altri possono andare in aiuto. È un piccolo gioco, ovviamente, non è una cosa scherzosa come messo qui in esame, però rende l'idea di questo tipo di processo di coinvolgimento e di team. Infine, è veramente chiuso, c'è un equilibrio, ovviamente, lavorando. Io, immaginate questo web project manager come sono io, che lavora su commessa, non su progetti propri. Quindi non sono, cioè, il web, la startup web 2 che si fa il suo software. Lavoro per progetti di arte, c'è un delicato equilibrio poi che deve essere mantenuto tra il fatto che io ho una visione, una comprensione, una specifica e porto avanti la mia visione del progetto e un cliente e degli utilizzatori. Il progetto me lo devo sentire abbastanza mio, ma non è mio. Non posso prendere decisioni significative al posto del cliente e così via. Quindi c'è un equilibrio da mantenere in questo senso. Però ne vale la pena, secondo me, perché è quello che poi fa la differenza. Credits, devo ringraziare assolutamente Francesco Mello, che è il mio technical leader sui un mio socio e technical leader in RefLab, che mi ha, diciamo, motivato a seguire questa strada del program management. Quando io dicevo: ma disegnavo le UI, facevo wireframe, eccetera, insomma, ma questo non è project management, io che sto facendo? Insomma, ero un po' confuso, sinceramente, stavo parlando dell'anno scorso, inizio dell'anno scorso, e ho trovato la via. L'articolo che ha ispirato questo talk di Jordan Software, fatto di program manager, e qui c'è un vuoto perché volevo metterci un libro, ma sinceramente sul pagamento che ho visto scorso e letto, diciamo, a capitoletti, non mi hanno convinto tantissimo. Cioè, ci sono tutti gli elementi, però non è proprio il nostro, quello che io sento, mio web project manager o program manager per il web. Piuttosto, se già non lo conoscete, su ChangeDiz, che raccoglie gli altri argomenti di management, startup, eccetera, ci sono delle slide molto interessanti su agile thinking, positive thinking e quant'altro, e gestione in generale dei fattori motivazionali, emotivi, eccetera, del team, che aiutano molto. Quindi quello ve lo consiglio vivamente. Grazie, mi trovate su Twitter, Vigo, Skype, email. Ci sono domande? Anzi, domande, se c'è tema, domanda, sì. Terminologica. Sì, no? Sì, sì. Io praticamente mi sono accorto in questa mezz'ora di essere un program manager. Cioè, io in azienda faccio quello, però appunto non sapevo, cioè l'etichetta che mi hanno appeso in azienda è quella di direttore tecnico. Ah, direttore tecnico. Sì, che secondo me probabilmente per aziende medio-piccole, alla fine, quello è alla fine, cioè io vedo nell'azienda medio-piccole sostanzialmente chi fa quelle cose lì, sì, sostanzialmente è un direttore tecnico. Veramente in aziende che hanno 400 dipendenti, ovviamente il direttore tecnico, sì, ma come queste cose non se ne occupa minimamente. No, certo. Quindi volevo sapere se appunto il program manager in che relazione sta con la figura, con una figura di direttore tecnico. Tradizionale, perché poi alla fine magari non so nemmeno io qual è la definizione esatta di direttore tecnico in un'azienda grande. Ma io qui, cioè, non lo so, non ne faccio, anche io uso a volte anche indipendente il project manager, il program manager. In realtà con i clienti gli dico sono il project manager, vabbè, cioè, non c'è bisogno di
No, la cosa più importante però secondo me è questa, cioè se da voi trovassi collaboratori c'è una passione per queste cose, per questo tipo di attività, sappiate che non state facendo una cosa strana, come ho scoperto io, ma state facendo una cosa che è raccontata anche da altri, che nell'ambito del web magari non è ancora sviluppata e per fortuna dicono ci sono pratiche cristallizzate e quant'altro, ma ha un senso. Ha un senso, se ne può parlare, si possono migliorare alcuni set di skill per le parti specifiche e anzi meglio se ne parliamo. Il direttore tecnico sì, cioè si può coincidere, se è una realtà piuttosto piccola, però tipo noi come direttore tecnico abbiamo il senior Uber developer che invece si cura tutt'altro e solo io poi cammino io lo tengo, cioè, quindi non ci vedo una relazione diretta. Grazie.